Avete mai pensato di estrarre i semi dei limoni e trasformarli in una piantina? Guardate, per me è stata la prima volta e mi sono emozionato e divertito. Se avete voglia di rimanere con me fino alla fine del video, vi faccio vedere tutti i passaggi. Ci vediamo dopo la sigla. Piccola premessa, non bisogna aver fretta, nel senso che anche se riusciamo a spingere la germinazione a un paio di settimane, poi ci vorrà poi il suo tempo naturale per far crescere le piantine, quindi bisogna armarsi di pazienza. Io voglio fare questa prova perché voglio vedere se riesco poi a innestare sulla pianta che verrà su da questi semini, tra un anno, 2 anni, quello che sarà, delle mazze della pianta di limone che ho acquistato quest'anno, però volevo replicarla, più che altro volevo divertirmi a vedere se riuscivo a fare questa duplicazione. Quindi, oltre ad avere pazienza, come dicevo prima, bisogna poi mettere in conto che bisogna innestare la pianta, ma questo poi lo vediamo in un secondo tempo. Come estrarre i semini? Semplicemente si taglia in due, eccoli qua. Adesso lo spremiamo, il succo lo utilizziamo in cucina o ce lo beviamo, che fa benissimo. E tiriamo fuori i semini. Poi vediamo come fare, perché abbiamo due tipi di semina da questi semi qua. Una un po' più lenta, quella naturale, dove si mettono semplicemente i semi nella terra, e un'altra, quella un pochino più veloce, dove noi andiamo a pulire i semini dalla guaina protettiva, dalla pellicina che li protegge. E adesso li vediamo insieme. Ho spremuto i limoni, questi sono i semini che ho estratto, adesso li laviamo sotto l'acqua e poi li asciughiamo. Devono essere molto asciutti per riuscire a fare quell'operazione di togliere la pellicina. Come vi dicevo, sono molto viscidi, li ho asciugati ma non è bastato, saltano via come anguille. Se dobbiamo fare questa operazione devono essere ben asciutti. Allora, il primo metodo di semina è quello semplicemente, li si mette dentro la terra, li si copre, li si bagnano, nel giro di qualche settimana dovrebbero poi germogliare. Se invece vogliamo accelerare i tempi, il semino è ricoperto a sua volta da una pellicina, noi dobbiamo togliere quella pellicina lì. Per onestà intellettuale, come faccio sempre, perché non mi piace prendere i meriti degli altri, non ho inventato io questo sistema, quindi mi rifaccio sempre all'idea, a quello che ci ha fatto vedere Natura e Bellezza, Pier Giorgio. Ecco, guardate, qua dentro c'è il semino. Adesso piano piano cerco di strappolarlo senza rovinarlo. È piccolo ed è viscido, quindi non è facile. Ecco qui, si schiaccia e viene fuori. Ecco qui, questo purtroppo l'ho rovinato e quindi ricominciamo da zero. Asciughiamo bene. Proviamo senza coltello. Non è un'operazione molto facile, ve lo dico subito, ci vuole pazienza. Ecco, con l'unghia sono riuscito a romperlo. Dopo questo video mi sa che ne vado in analisi perché c'era di diventare un attimo. Ecco qua, piano piano, piano piano, tolto la pellicina, tolgo il resto. Non so se riuscite a vedere da vicino, spero di sì. Ecco qua. Con un po' di fortuna forse questo l'abbiamo salvato. Ci si aiuta con l'unghia del pollice. Fatto. Questo è il semino privato della sua pellicina protettiva. Ora vi faccio vedere la semina di questo, che se dovessi pulirli tutti qua facciamo notte. Ho preso del buon terriccio per acidofile. Semplicemente scavo di 1 cm circa, lo adagio, lo copro. Bella spruzzata di acqua, perfetto. Se non avete questi vasetti, vanno bene anche quelli dello yogurt. Basta che sotto li fate dei fori. Adesso dobbiamo ricoprire il tutto con del cellophane o un sacchetto del cookie,
quello del gelo, va bene tutto. L'importante è che sia chiuso. Io uso la pellicola, così si crea sul microclima, e lo terrò in casa, ovviamente non vicino ai termosifoni, vicino a una fonte di luce. In casa abbiamo intorno ai 19, 20, 21 gradi, dipende dalle stanze. E con un po' di fortuna, nel giro di 5, 7, massimo 10 giorni dovrebbe germinare, quindi ci rivediamo fra qualche giorno. Ho acceso la telecamera perché nel frattempo ero riuscito a pulirne un paio abbastanza velocemente, allora ho detto faccio vedere come riesco. Ecco, una volta presa la pellicina, la si sfila come se aprisse una banana, insomma. Dentro il seme ha un colore più chiaro rispetto all'esterno, si prende la punta, ecco, si intravede il seme dentro che è di un colore verde chiaro. Nessuno ovviamente ci vieta di seminarli così come sono, ma solo per velocizzare un attimino i tempi. Perfetto, non lo voglio danneggiare oltre, quindi per metà l'ho pulito, ho lasciato soltanto la parte finale, così non lo rovino. Scelgo solo i semi più grossi, in realtà non sappiamo la percentuale di successo qual è, quindi conviene fare una decina di semi, armarsi di pazienza. Aspettate a tagliarvi le unghie, se dovete fare questo lavoro. Senza unghie non riuscite a fare niente. Perfetto, ah, questo è perfetto. Guardate che bello, spero che si veda in camera, a fuoco più che altro. Bene, vado avanti e ci rivediamo non appena vediamo spuntare la prima piantina. Sono passati circa 7 giorni da quando ho messo a dimora i semini del limone, quelli che avevo decorticato, che avevo tolto la pellicina. Adesso lo apriamo. In questi 7 giorni ho inumidito soltanto una volta, ieri, perché ho visto che si era leggermente asciugato. Se mi avvicino per farvi vedere il risultato. Guardate che spettacolo! Guardate che spettacolo! Sono quasi emozionato. Ne prendo uno con la pinzetta, vi faccio vedere. Vicino. Ecco, mi metto sotto con nero della piantina in sottofondo, spero che lo metta a fuoco. Ecco. Mi metto vicino. Non penso che riesca a metterlo a fuoco, mi dispiace. Allora facciamo così. Scatto qualche foto, così ve la faccio vedere poi in macro. Benissimo, facciamo semplicemente un foro al centro, ho usato del terriccio per acidofile, sono sceso di poco, 3-4 mm, non di più. Adesso con molta delicatezza depositiamo il seme, do precedenza a quelli che hanno germinato. Quelli che non hanno germinato, come questo che avevo già messo dentro, l'ho perso, eccolo qui, lo metto di lato, lascio il posto al centro per quello che ha germinato. Perfetto, questo qui lo inseriamo vicino perché non so se prenderà, però non lo volevo buttare. Ecco, adesso semplicemente ricopro con qualche granello di terra. Ho inumidito precedentemente le piantine con dell'acqua. Ecco, volevo dire due cose riguardo all'acqua. L'acqua dovrebbe decantare, se usiamo l'acqua del rubinetto, dovrebbe decantare per qualche ora affinché il cloro si depositi al fondo, perché non gli fa molto bene alle nostre piantine. E l'acqua deve essere assolutamente a temperatura ambiente. Quindi quella del rubinetto così com'è, nuda e cruda, non va bene. Io di solito riempio il contenitore la sera, così che il mattino è pronto. Ora farò l'operazione che ho fatto anche altre volte sulle altre colture, che non so se ancora avete visto perché non so se è uscito il video. Comunque ricoprirò le piantine con del cellophane.
in modo tale che si crei all'interno un'atmosfera, un'umidità costante. Prima. Questi sono semi di limone, ma secondo me questa operazione la possiamo fare con tutti i semi degli agrumi. Pompelmo, arancio, mandarini. Adesso piano piano mi ci metto e preparo. Ovviamente le piantine che usciranno da qui, come vi accennavo, dovranno poi essere innestate. È un'operazione che vedremo in primavera, perché gli innesti vanno fatti in primavera. Quindi la pianta che uscirà da qui si chiamerà porta innesto. Quella invece che dovremo innestare si chiama marza. Innesteremo la marza sopra il porta innesto. Io sto imparando con voi, perché per me è la prima volta, mi sono imposto quest'anno di voler fare questi lavori, di voler imparare, perché se no non cresco, ho bisogno di crescere e di imparare. Ovviamente ci sono tanti bei video online di gente esperta che fa gli innesti, io li guardo come penso che li guardiate anche voi, e da lì traggo ispirazione. Bene, siamo a metà dicembre, ci vediamo fra qualche giorno con lo spuntare delle prime piantine. Sono passati circa 12 giorni da quando ho messo il seme di limone all'interno del vasetto. Ogni 2-3 giorni davo un'innaffiata con lo spruzzino per inumidire. Adesso al momento non si vede ancora nulla, però, visto che sono curioso, ho smosso leggermente il terreno, vi faccio vedere cosa ho trovato. Guardate, senza disturbarlo troppo. Guardate, guardate che bello. Quindi è prossimo all'uscita, lo rimetto dentro piano piano sperando di non aver fatto danni. Bellissimo. Ecco, richiudo piano piano, senza calcare. E ci siamo quasi, una spruzzata. Sono davvero contento. I semini messi direttamente, sempre decorticati, messi direttamente dentro la terra, impiegano circa il doppio del tempo rispetto a quelli messi dentro lo Scottex o la carta igienica. Quindi sappiate che i tempi sono circa del doppio. Ora siamo in inverno, ce lo possiamo permettere, un giorno in più, un giorno in meno, non cambia nulla, però se dobbiamo fare un lavoro veloce, soprattutto in primavera, io consiglio di usare quello della carta igienica o dello Scottex, sempre inumidito. Comunque adesso lo tengo sotto controllo e appena esce fuori aggiungo il video e tiriamo le conclusioni. Sono passati circa 15 giorni da quando abbiamo messo a dimora il semino intero, se vi ricordate, non sbucciato del limone. Adesso insieme a voi volevo vedere i primi risultati, si vede già qualcosa. Guardate, il primo germoglio di limone fatto dal seme. Questa era quella piantina che ho tolto e ho rimesso poi a posto, eh. Qui ce n'è uno ancora più bello. Qui addirittura vediamo, ecco, vediamo proprio l'inizio della vita col suo bel germoglio e le prime due foglioline. Preparo qualche foto in macro e ve le faccio vedere meglio. Da questo momento in poi tolgo il nylon e mi assicurerò soltanto che il terriccio sia sempre ben umido. Con lo spruzzino ogni 2-3 giorni darò poi una spruzzata, insomma, giusto per tenerlo umido. Lo continuo a tenere sotto la lampada blu a LED che ho acquistato da poco. Ora aspettiamo ancora qualche giorno, vediamo come si sviluppano le piantine, poi chiudiamo il video per questa prima parte. La seconda parte poi la faremo quando le piantine metteranno fuori la seconda fogliolina, così vediamo subito i risultati e non vi faccio aspettare troppo. Sono passati circa 20 giorni da quando abbiamo messo a dimora i semini, sia quelli che abbiamo sbucciato, passatemi il termine, sia quelli invece interi. Qui abbiamo una selezione di un po' tutti i semini che abbiamo messo giù. Non si sono sviluppati tutti allo stesso modo, però è normale, la natura è così, non è standardizzata, va bene. Questa è quella più sviluppata, che ha già due foglioline.
Poi abbiamo una delle prime uscite che invece poi si è fermata, quindi dobbiamo rispettare i suoi tempi. Questa è un po' più indietro, come questa, che però inizia ad avere due foglioline. Questa è rimasta un po' indietro, ma arriverà al suo momento. Ecco. Una cosa che ho osservato è che alla fine i due tipi di lavorazione, sia quello dove abbiamo sbucciato il semino che quello dove l'ho messo direttamente a dimora, per entrambi i metodi di coltivazione i tempi si sono livellati. Non c'è una grandissima differenza. Il tempo che abbiamo guadagnato, circa 7 giorni, con i semini sbucciati, poi lo abbiamo perso a terra. Quindi più o meno, ecco, è stato un esercizio di stile, è stato interessante, probabilmente continuerò a farlo. Però ecco, vi volevo dire, non vi preoccupate se mettete direttamente il semino a terra e questo impiega 14 giorni, 15 giorni per germogliare, va benissimo lo stesso. Mi fermerei qui con questa prima parte di video. Per me è durato pure troppo, non sono abituato a fare video che durano così a lungo. Quindi questa prima parte la terminiamo qui. Ci rivediamo fra un mesetto o anche due per vedere poi come vanno le piantine. Io continuerò a riprendere una volta ogni 4-5 giorni lo sviluppo delle mie piantine di limoni e poi alla fine farò il video conclusivo, il secondo, dove vedremo poi i risultati. Bene, è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me. Se siete arrivati fino a questo punto ve ne sono grato perché come vi dicevo è stato un video abbastanza lungo per i miei standard, non sono abituato, non mi piace, io stesso mi annoio a guardare video troppo lunghi. Se vi è piaciuto e volete condividerlo ve ne sono grato, vi ringrazio. Se volete fare un salto sul blog unorsoincampagna.com troverete poi tutta la cronostoria, tutti i passaggi, tutto quello che ho fatto per arrivare fino a questo punto. E troverete anche articoli che su YouTube non riesco a trasformare in video. E se vi è piaciuto il video, vi dicevo, e volete iscrivervi al canale, vi ringrazio. E nel frattempo volevo ringraziare tutte le persone che si sono iscritte. Siamo circa 3.300. Per me è un risultato che va oltre le mie aspettative, quindi veramente grazie. E ci vediamo al prossimo video. Buona giornata.